atto secondo, quello decisivo, la semifinale di ritorno della Serie B di apertura, AstraZeneca in Torino. Alla prima, all'andata fu una partita apertissima che si concluse con il 2-1, ma ci sono tante assenze sia per gli Astra, una su tutti, Russo, che oggi rientra ed è sicuramente una presenza importante. I torrini invece erano contati, ma adesso ritrovano le sue presenze. E allora buon pomeriggio a Fico Aldarella, che vi racconta l'atto secondo, quello decisivo, fra AstraZeneca e Torino. Numero 10, una spazio avanti, cerca comunque di trovarlo D'Angelo, c'è un varco per Fontana, la palla è sporcata, ci arriva comunque Fontana che calcia di piattone e la palla si stampa sul palo esterno. Prima chance per gli Astra, giro palla degli Astra con Fontana che prova a sfondare, c'è D'Angelo di tacco, la palla filtra per Fontana che la allunga per Grigori che prende la mira. Trezza l'aveva pure presa ma non può nulla, sul destro piazzato e preciso come sempre di Roberto Grigori, che porta in vantaggio gli AstraZeneca e allunga il vantaggio aggregato. Ferma, poi arriva Gregorio sulla seconda palla per il Torino. Occhio a Lopez, col mancino ce l'ha buono, calcia, deviazione, calcio d'angolo, occhio a non salire troppo perché trovano gli spazi Torino. Grigoli, bravissimo. Uno contro uno con Gregorio, prova a calciare, lo finta, poi il tacco per D'Angelo. Russo prova a coordinarsi, è tornato Alberto Russo che fa 2-0 e ha scelto il modo migliore per tornare e torna al gol. 2-0 ancora della stagione che allargano con il gol di Russo. Seminare la porta via. Prima di formare intercetta, pallone per Fontana che calcia. Benissimo a giro, grande intervento di Trezza che dice no al 3-0. Ma giocò un offensivo, come dice Russo, diciamo. Ora dimostra di saper difendere. Fontana ancora una volta. Lopez. Numero su D'Angelo, poi va da Filosto, occhio perché c'è una buona occasione per il Torino. D'Angelo ha recuperato, gran recupero, non è finita, Lopez centrelli in qualche modo, prima la mano poi il piede per salvare Astra. Cavoli passa su D'Angelo, si è girato Cavoli che buca centrella sotto le gambe, ecco il gol dei Torino che riaprono la partita. Gli hanno lasciato un po' di spazio e Cavoli ha approfittato, dobbiamo crederci. Amaranto, arriva anche D'Angelo a unirsi in barriera, quindi muraglia degli Astra, parte Filosto e la butta, la muraglia, 2-2, c'è ancora una piccola speranza con i Torino che non mollano mai, 2-2, che bella partita adesso. D'Angelo a cercare Grigoli che controlla, la mette giù con calma da puntare, poi cerca e trova Fontana che si allunga in spaccata e non trova la porta per pochissimo. Russo, oh, ma non fa di punta deviazione, che inganna Trezza, il pallo lo salva, Grigoli calcia ancora Trezza, bravissimo il portiere di Torino che si è anche fatto male, si salvano in qualche modo i granazzo alla muraglia di Torino che sembra che debbano difendersi invece devono attaccare. Pallo all'indietro, tempo scaduto e finale a AstraZeneca. Una partita comunque bellissima dove i Torino non hanno mollato nulla e sono stati a un passo dal tentare il colpaccio, ma in finale ci vanno meritatamente gli uomini di Andrea D'Angelo che affronteranno una fra AC Turbo e la Spalmas.